La situazione purtroppo è molto complicata, noi non ci vogliamo tirare indietro, assolutamente, lo abbiamo sempre detto, staremo sempre al fianco dei cittadini e della città, però nel Consiglio Comunale basta pagliacciate, la gente deve decidere che siccome la situazione è tragica o si fa insieme la ricostruzione oppure andiamo di nuovo alle elezioni e cerchiamo il mandato pieno, perché questo è l'unico modo, cioè la gente che deve capire nel Consiglio Comunale che siccome è il momento della tragedia dei conti fatta da quelli del Partito Democratico che hanno preceduto il nostro sindaco, il sindaco Ciampi, ora deve decidere che cosa vuole fare da grande, se continuare a fare dispettucci con mozioni di sfiducia con numeri da partita di calcetto oppure vuole iniziare a lavorare per la città. Sicuramente quello che c'è da dire è che questa situazione viene fotografata al 31 dicembre 2017 e fino a quel momento nessuno aveva mai presentato e portato in aula una mozione di sfiducia. Oggi Vincenzo Ciampi dice la verità e gli arriva la mozione di sfiducia dall'opposizione. Per me c'è qualcuno che vuole insabbiare la verità in questa città e sicuramente noi non saremo complici.